In questo video vi mostrerò come costruire e utilizzare una strategia di trading che si basa esclusivamente sulle medie mobili, quindi estremamente semplice, alla portata di tutti, che non richiede di stare davanti ai grafici ore e ore al giorno, ma soltanto appunto di cogliere quei semplici e immediati messaggi che le medie mobili ci mandano. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ovviamente non si tratta del soltanto cross rialzista e cross bassista, che se mi conoscete sapete che vado con voi a scavare a fondo nel darvi queste strategie di tutti i possibili segnali e tutti i possibili significati che gli indicatori che utilizziamo hanno. Non facciamo eccezione con le medie mobili, oggi ne andiamo a scegliere quattro che utilizziamo insieme tra loro per darci tante tipologie di segnali, dal punto di nascita del trend alla forza del trend in atto, un filtro per decidere se a prendere posizioni long oppure short, quando entrare, quanto entrare, dove posizionare lo stop, quando iniziare a uscire, insomma, ce ne sarà tanto da imparare. Però alla fine avrete ben chiara questa strategia e soprattutto avrete ben chiaro quanto è semplice e completo utilizzare le medie mobili, che spesso sono sufficienti da sole senza nessun altro indicatore, come in questo caso. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un bel like anche a questo video, che mi gasa tantissimo, mi spinge a produrre contenuti sempre più di qualità per voi e per il vostro apprezzamento e il vostro supporto che mi dimostrate sempre. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate anche tutte le notifiche così che potete ricevere i miei video non appena escono. A volte YouTube fa lo scherzo di nasconderli, non mostrarli nei consigliati, ultimamente poi me ne sta facendo di ogni, quindi attivate le notifiche, è il solo modo che avete per essere certi di vedere ogni mio video. E infine seguitemi sugli altri canali social, trovate i link in descrizione. E piccola parentesi, tra poco sbarcherò su Twitch per i miei live e quindi cominciate a iscrivervi anche su Twitch, che vi darò poi tutti i dettagli per trovarmi anche lì. Ora basta e andiamo a vedere come creare questa strategia di trading basata solo sulle medie mobili. Seguitemi. Le medie mobili sono uno strumento potentissimo perché ci permettono non soltanto di dire banalmente in che direzione sta andando il trend, ma ci permettono di estrapolare tutti i dettagli del trend in corso, dalla forza, all'accelerazione, alla velocità, che per quanto sembrino tutti sinonimi, in realtà hanno un'accezione ognuna ben diversa, come vedremo tra poco, ma soprattutto di darci dei segnali operativi molto più complicati e molto più avanzati del semplice quando si incrociano due medie mobili da una parte allora entro e quando si incrociano dall'altra allora esco. No, perché questo è banalizzare. Come vedremo tra poco, le medie mobili ci danno un'enorme quantità di segnali con un'estrema accuratezza, a patto che le si sappia usare nella maniera corretta. Che cosa sono innanzitutto le medie mobili? Le medie mobili, come dice la parola stessa, sono delle curve che vanno a tracciare una media pesata dei campioni precedenti, dove per campioni precedenti si intende la chiusura delle candele precedenti. Ok? Quindi una media mobile a 9 periodi, per esempio banale, una media mobile semplice a 9 periodi, va a prendere le 9 chiusure precedenti e fa la media. Quindi le somme le divide per 9. Una media mobile esponenziale, che differisce dalla media mobile semplice, va a pesare non equamente le 9 candele precedenti, quindi dividendo la somma per 9, ma va a dare un peso esponenzialmente più alto alle ultime candele, quindi è più reattiva ai movimenti, diciamo così. Ed è questo il motivo per cui nel mondo cripto, nel mercato cripto, io tendo a prediligerla rispetto alla media mobile semplice, de gustibus. Poi si può sempre provare entrambe e capire quale fa meglio per noi. Nel modello che vi presento oggi vediamo una banalissima, semplicissima ma efficacissima strategia basata su quattro medie mobili. Quattro medie mobili scelte in che modo? Una coppia di medie mobili rapide, che io ho preso 9 e 30 campioni, siamo su time frame giornaliero, una media mobile, chiamiamola intermedia, io ho scelto 130 campioni, e una media mobile lunga, io ho scelto 365 campioni.
Adesso vi chiederete, ma come mai hai scelto quei numeri lì? Allora, in realtà non è una scelta particolarmente scientifica. La media mobile lunga, ho preso 365 perché lo scopo di questa media mobile, come vedremo tra poco, sarà soltanto inquadrare la situazione del trend di lungo periodo, e quindi ho scelto un anno. Visto che siamo su time frame journal, gli ero messo 365. Poi le due medie mobili veloci le ho prese, diciamo così, su un'analisi, su un backtest. Cosa vuol dire? La media mobile più veloce, la 9, l'ho scelta vedendo quella che segue meglio, ovviamente rimanendo su una campionatura molto rapida, quella che segue meglio il prezzo facendo il meno rumore possibile, ma allo stesso tempo cercando di essere il più veloce possibile. Quindi è vero, ci saranno tanti, cioè un po' di incroci sopra e sotto, però non troppi, ok? L'importante è che non continui il prezzo a chiudere sopra e sotto alla media stessa, ma che la segua abbastanza bene, nel contempo appunto sia una media mobile abbastanza rapida. La 30, quindi la seconda della coppia delle veloci, l'ho scelta anch'essa vedendo quella che funge discretamente bene da supporto storicamente, ovviamente andando ad analizzare quelle fasi in cui c'è un trend in atto e non una lateralizzazione in cui le medie mobili diventano estremamente inefficaci. Quindi anche lì, quando vedo che una media mobile segue bene il prezzo, funge da supporto fin tanto che il trend non inizia ad invertire e è sufficientemente veloce anche in questo caso, perché poi si deve accoppiare con la media mobile più rapida, è una buona scelta, ok? Quindi anche lì è discrezionale, ne si prova un po', si vede quella che inquadra meglio la situazione, che fitta meglio i dati. La media mobile intermedia invece, anche in quel caso lì, ne ho scelta una che funga bene da supporto anche in quei casi in cui, col senno di poi ovviamente, perché è un'analisi a posteriori, un backtest per l'appunto, anche nei casi in cui la media mobile seconda più rapida fallisce, quindi viene persa nonostante sia efficace sul breve, e però il trend macro, visto che è col senno di poi posso fare questa considerazione, non viene perso, ok? Quindi questo è il metodo, diciamo così, con cui ho scelto queste medie. Prima di arrivare ai segnali operativi, che sono poi la concretezza della strategia stessa, andiamo a capire da cosa derivano questi segnali, perché ok, adesso abbiamo le quattro medie, ma cosa me ne faccio? Che cosa cavolo mi dicono? Allora, i più navigati di voi sicuramente avranno già capito che la coppia delle medie mobili rapide mi dà un segnale di momentum, come si suol dire, ovvero di spinta. Quando il mercato sta iniziando a spingere da una parte, lo si vede per prima cosa dalle medie mobili rapide, proprio perché è sui movimenti più brevi che inizia poi il propagarsi e la nascita di un trend. Quindi questi mi danno i segnali di ingresso il più rapido, il più anticipato possibile, e tra poco vediamo come. La media mobile intermedia accoppiata alla media mobile di lungo periodo mi dice invece se il trend è in fase di espansione o contrazione, e soprattutto se c'è un trend oppure no. Quindi se ha senso prendere una posizione, una sorta di filtro, e nel caso in cui abbia senso prendere una posizione, da che side, quindi long oppure short, e questo me lo dicono le due medie mobili più ampie. Ok, quindi ora che abbiamo capito andiamo più nello specifico, partendo dalle medie mobili più ampie, perché mi permette di inquadrare il trend in atto. Prendiamo come esempio questa fase fortemente espansiva. Come me lo dicono queste due medie mobili più lunghe? Allora, innanzitutto, le medie mobili fondamentalmente forniscono tre tipologie di segnali. La prima, la più banale, è la posizione relativa del prezzo rispetto alla media mobile. Se è sopra c'è spinta verso l'alto, se è sotto c'è spinta verso il basso, tendenzialmente. La seconda è la posizione relativa di due medie mobili l'una rispetto all'altra, una veloce e una lenta, ovviamente anch'esse confermano quanto detto dal prezzo, ma in maniera un po' più ritardata, perché ovviamente il prezzo si muove prima, la media mobile veloce lo segue un po' dopo, la media mobile lenta lo segue ancora dopo. Quindi un incrocio di una media mobile veloce su una media mobile lenta mi va a confermare, diciamo così, una situazione che già però mi deve essere stata detta da un segnale più pronto, quindi potrebbe essere un segnale di incremento della posizione. Attenzione, non devo esagerare con la lentezza delle medie mobili. Perché? Perché il rischio è di utilizzarli in maniera impropria. Se io vado a considerare come segnale l'incrocio di due medie mobili estremamente lente, come possono essere queste ultime due, la 130 e la 365, come segnale operativo, faccio un errore catastrofico. Perché? Perché più due medie mobili sono lente, sono di lungo periodo, più mi danno un segnale in ritardo, e quindi non deve essere preso come segnale operativo, perché sarebbe un grosso errore. Deve essere
preso soltanto come segnale grossolano di trend, quello dato dalle medie mobili lente. Vi faccio un esempio che trae tipicamente in inganno molte persone meno magari navigate nel trading. Si parla spesso di Golden Cross e Death Cross, nel caso in cui le medie mobili a 50 e 200 periodi si incrociano. Ecco, queste sono due medie mobili estremamente lente che rischiano appunto di dare un segnale estremamente ritardato, e quindi io rischio di entrare nel momento in cui il trend è già nel pieno del suo galoppo oppure addirittura si sta avvicinando all'esaurimento, e quindi faccio un enorme errore. Queste due medie lente io le utilizzo in questo modo. Guardo ovviamente la posizione del prezzo relativa ad esse, perché se il prezzo si trova sotto alle due medie mobili lente significa che è più auspicabile aprire una posizione short, in quanto la gravità spinge di più verso il basso. Se il prezzo si trova sopra a entrambe le medie mobili lente, al contrario, è più auspicabile una posizione long. Se il prezzo si trova in mezzo alle due medie mobili lente, allora significa che la direzionalità non è sufficiente, quindi non è l'ideale, il momento ideale per aprire una posizione di tipo trend follower. Questo detto in maniera estremamente banale. Un ulteriore filtro, un ulteriore dato importantissimo che queste due medie mobili ci danno è il tasso di espansione del trend. Cosa significa? Guardiamo la distanza tra le due medie mobili, che è un altro dato estremamente importante, e prendiamo questo esempio. Cosa sta succedendo alla distanza tra le due medie mobili? Sta aumentando. E questo che cosa mi dice? Mi dice che c'è una fase di espansione in corso. Le fasi di espansione sono da prendere sempre con le pinze, perché più durano e più l'espansione è marcata, quindi il tasso di incremento della distanza tra le due medie mobili è alto, e più poi la correzione sarà violenta. Quindi da un lato c'è da iniziare a tutelarsi da un certo punto di vista, ma dall'altro non bisogna perdersi il movimento stesso, perché è nel pieno della sua forza. Quindi mentre la distanza tra le medie mobili è in crescita lente, io voglio essere dentro al mercato, ma con un occhio aperto magari sui segnali più veloci dati dalle medie mobili rapide. Ok, al contrario, quando la distanza tra le medie mobili lente inizia a decrementare, come in questo caso, ci troviamo davanti a una fase di contrazione del mercato. Quindi può essere o di passaggio da uptrend, quindi da trend ascendente, a fase laterale, oppure addirittura di inversione, se poi abbiamo un incrocio al contrario delle due medie mobili e una nuova fase di espansione, però con la posizione relativa delle due medie mobili inversa alla precedente. Ok, quindi questo mi dice banalmente come è impostato il trend e quanto si sta espandendo in fretta. I segnali operativi concreti arrivano invece dalle medie mobili rapide. Perché? Perché quelle lente, ve l'ho detto, sono troppo in ritardo. Medie mobili rapide 9.30 abbiamo scelto, e i segnali che io utilizzo in maniera concreta sono i seguenti. Il primo è il cross, una volta filtrato ovviamente per trend, quindi prendiamo l'esempio di questa finestra temporale in cui la situazione è di uptrend, prezzo sopra le due medie mobili lente, fase di espansione. Cosa facciamo? Allora, il primo segnale deriva, allora perdonatemi un attimo che vado a zoomare un po' meglio, il primo segnale me lo dà il cross del prezzo con la media mobile 30, quindi la seconda veloce, non la più veloce ma quella un po' meno veloce delle due rapide però. Con, attenzione, anche una conferma successiva per filtrare un po' di falsi positivi. Quindi cross del prezzo sulla media mobile veloce, e posso scegliere di avere o magari due o tre candele giornaliere di conferma, oppure addirittura un retest, quindi break e retest, oppure break e conferma. E allora lì entro, inizio a prendere posizione. Questo è un segnale high risk, high reward, il che significa che è un segnale estremamente rapido, veloce, mi fa prendere posizione subito, ma ovviamente c'è il rischio di falso positivo. Il secondo segnale quale può essere? Il secondo segnale è l'incrocio delle due medie mobili rapide, ok? Quindi quello che qua è avvenuto grazie a questa candela abbastanza forte e direzionale prima ancora del primo segnale, e di solito invece avviene dopo, in ogni caso è un segnale che mi va a confermare, come dire, quel tipo di impostazione. Quindi cosa posso fare? Posso andare a fare compounding sulla posizione, andare a incrementare leggermente la posizione stessa.
Per la gestione, infine, della posizione, cosa faccio? Io utilizzo una media mobile tendenzialmente un po' più lenta, va benissimo quella intermedia, come stop loss. Cosa significa? Significa che se la media mobile viene, quella intermedia, viene violata a ribasso con chiusura e magari 2 o 3 giorni di conferma sotto di essa, vado a chiudere la posizione. Quindi stop loss non per forza, perché ovviamente è un trend follower, quindi tende a seguire il trend fin tanto che non mi viola una di queste condizioni. Se invece non accade, tengo la posizione aperta, ok? Poi invece per andare a fare ulteriori eventuali compounding della posizione nel caso in cui il trend vada a protrarsi nel tempo e io voglia ovviamente andare in posizione di più, cosa posso fare? Utilizzare dei segnali, ad esempio di conferma di supporto delle medie mobili stesse, che può essere quella intermedia se non trigger lo stop loss, o addirittura quella rapida ma meno rapida, insomma la 30, se vengono fatti dei retest per l'appunto senza violarla, ok? Altrimenti non utilizzo un compounding, oppure dei falsi break come ad esempio in questo caso, insomma tutti quei segnali che la media mobile sta tenendo come sostenitore del trend. Ovviamente si potrebbe fare un discorso sull'espansione e la contrazione analogo a quello delle medie mobili più lente sulle due veloci, quindi sulla distanza tra di loro, ma non aggiunge molto a mio parere a quello che già stiamo dicendo. Un'ultima ma non ultima chicca che può essere estremamente utile per chi vuole portare questa strategia, diciamo così, al livello successivo, aggiungendo qualche un fattore in più, una piccola chicca in più per l'appunto, è questo indicatore che ho creato io, è basato sulle medie mobili, è una banalissima pendenza della media mobile. Pendenza intesa come la ripidità, calcolata ovviamente in metodo con modo discreto, cioè tra un campione e il campione precedente, in maniera estremamente banale, della media mobile. Vi lascio il link all'indicatore che ho creato in PineScript, ma ve lo condivido gratuitamente, che potete aggiungerlo sul vostro TradingView qua sotto nella descrizione. E che cosa fa questo indicatore? Allora, io l'ho applicato alla media mobile 130, che è quella intermedia, perché banalmente se lo applico a una media mobile veloce diventa estremamente rumoroso e continua ad andare sopra e sotto lo zero, non mi dà nessun tipo di segnale. Su una media mobile troppo lenta mi dà un segnale che aggiunge poco a quello che abbiamo già con le medie mobili, su una media mobile intermedia mi aggiunge, come vedremo tra poco, un segnale preziosissimo di exit prematuro dalla posizione, quindi un exit potenzialmente ottimale, il più vicino al top possibile, con rischio ovviamente di falso positivo, quindi da fare un exit parziale, un take profit parziale. Come vi dicevo, la pendenza della media mobile significa che se è superiore a zero la media mobile azzurra, che è la 130, vuol dire che sta crescendo, perché ogni campione ha un valore superiore al precedente. Più è alta questa pendenza e più la media mobile è ripida, e quindi c'è anche una sorta di effetto elastico, cioè più si va in alto più c'è rischio poi di correzione immediata per riportare il prezzo nella vicinanza della media mobile. Ma al di là di questo, la cosa che come dire mi lavora meglio come segnale sulla pendenza della media mobile è una banalissima analisi ai supporti e alle resistenze. Allora guardate, ad esempio, se io traccio delle banali trend line su questa su questo indicatore, vi faccio questi due esempi, cosa succede? Succede che quando vengono violate, è questo il segnale che vi dicevo essere estremamente precoce per uscire da posizione, perché significa che si perde un po' quell'accelerazione che il trend ha avuto negli ultimi n campioni, perché questo indica che la pendenza è sempre aumentata, il trend ha sempre accelerato, e da qua improvvisamente ha avuto un rallentamento, un freno, che poi può voler dire ovviamente, come in questo caso, che poi ricomincia ad accelerare, il freno è solo temporaneo, però può anche non voler dire quello, ok? Quindi se io vado a fare un exit parziale dalla posizione, ad esempio in questo punto dove c'è stato questo primo break, qua c'è stato l'altro break, vedete che ho degli ottimi punti che mi espongono al rischio di continuazione di trend, e quindi questo è il motivo per cui c'è possibilità di falsi positivi. Però nel caso in cui c'è continuazione di trend, come ad esempio, come abbiamo visto prima, un falso breakdown da questa media mobile veloce ma non troppo, chiamiamola così, e la differenza invece da quando non ce l'abbiamo quella situazione lì, ma andiamo in una situazione rumorosa come questa, allora qua rientriamo andando a fare compagnia
compounding sulla posizione. Qua invece no, anzi, cominciamo a fare degli scale out sempre maggiori, perché vediamo che il trend sta invertendo, addirittura facendo dei lower highs e lower lows. Quindi per l'uscita dalla posizione, questo è un segnale estremamente prematuro ed efficace per un primo take profit, però poi ovviamente sono sempre le medie mobili che ci dicono il resto. Quindi il nostro stop loss alla perdita della media mobile azzurra, la nostra analisi del trend, quindi quando il prezzo va a perdere questa media mobile che abbiamo visto all'inizio, quella veloce ma non troppo, nonché si incrociano a ribasso, sono altri due segnali di scale out parziali, e poi l'uscita definitiva, l'ultima, la più lenta, sarà appunto il nostro famoso stop loss tra virgolette. Comunque sono gli stessi segnali d'ingresso ribaltati al contrario. Infatti addirittura, se vogliamo, possiamo utilizzare come anche segnale d'ingresso sempre molto rapido l'inverso, quindi quando abbiamo una decelerazione del trend ma vogliamo entrare long e abbiamo una situazione di espansione e uptrend sulle medie mobili lunghe come abbiamo visto prima, quando c'è una rottura così, vedete, a rialzo, questo è un segnale di ingresso long estremamente rapido, un po' come la rottura da parte del prezzo della media mobile veloce ma non troppo. In realtà è ancora più veloce questo, è il più rapido segnale che ci sia. Quindi questi sono i segnali che le medie mobili ci danno, e questa è una strategia potenzialmente attuabile avendo solo e soltanto le medie mobili e un indicatore derivato da esse, se vogliamo aggiungerlo, e è estremamente efficace. Cosa ne pensate? Come la vedete? L'avete già utilizzato qualcosa di simile? Lo utilizzereste? Ditemi la vostra nei commenti, che ci confrontiamo, e alla prossima!